Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io mi chiamo Renata e telefono dalla provincia di Torino. Ho sentito ieri che Renzi si chiedeva perché abbia perso il referendum, chiedeva consiglio, che io qualche idea ce l'avrei se posso esporla. È sì. Vero che si votava per il referendum e io credo che le persone si siano irritate, diciamo così, dal fatto che questa riforma ha richiesto mesi e mesi di lavorio, di contrattazioni, o che se voleva avere il 99% di sì bastava che proponesse di dimezzare il numero dei parlamentari, sia di quelli della Camera sia di quelli del Senato, e dimezzare il loro stipendio. Le assicuro che avrebbe avuto un sì pieno, e poi magari farsi consigliare da quei gufi professoroni anziché rivolgersi ai vari Verdini, Boschi e compagnia. È chiarissimo. Poi volevo solo aggiungere un'ultimissima cosa. Prego. Anche a proposito del no e del sì, le persone hanno anche valutato le cose che lui ha fatto. Anche quelli della sinistra si sono sentiti offesi dalle mance elettorali, dal fatto di aver portato da 1.000 a 3.000 euro il limite del contante, favorendo la corruzione e i malviventi.